Bentrovati all'appuntamento con il telegiornale di Telecattolica. Domani, mercoledì delle ceneri, inizia il periodo di Quaresima. Il vescovo della diocesi Lucera Troia, Monsignor Giuseppe Giuliano, celebrerà la Santa Messa alle 9 in cattedrale a Lucera e nel pomeriggio alle 17:30 a Troia ci sarà la stazio dalla Chiesa dell'Addolorata fino a raggiungere la concattedrale, dove sarà data lettura del decreto di concessione dell'indulgenza plenaria. A seguire celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo. Sarà presente anche la fortezza Svevo Angioina di Lucera, l'ITB di Berlino, la fiera internazionale del turismo più grande d'Europa che si terrà dal 6 al 10 di marzo nella capitale tedesca. Tra le realtà imprenditoriali che si confronteranno sugli scenari presenti e futuri del turismo mondiale sarà infatti presente anche Ario, il progetto di realtà aumentata e gaming partito con l'esperienza interattiva proprio alla fortezza di Lucera. Ario è un progetto dalla Terra Labs, una startup di giovani lucerini, l'applicazione operativa dall'agosto scorso è uno dei progetti vincitori del bando PIN Pugliesi Innovativi, attuato dalla Regione Puglia per permettere ai giovani pugliesi di realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica. Ario è tra i 10 progetti PIN selezionati per presentare la propria idea vincente a Berlino, scelti a seguito di una call rivolta dal settore politiche giovanili della regione agli oltre 250 progetti vincitori che operano nel settore turistico. All'Esina partirà il progetto Ketchup Fish in collaborazione con la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura. Il progetto prevede di recuperare il pesce di scarto. Di cosa si tratta? Ce lo spiega Lucrezia Cilenti del CNR di L'Esina. Sentiamo. Dottoressa Cilenti, lei è una delle ricercatrici del CNR di L'Esina, sta per partire un nuovo progetto con il FEAMP, questo Ketchup Fish, di che cosa si tratta? Ketchup Fish è un progetto che abbiamo messo in piedi in collaborazione con la Regione Puglia, il Dipartimento di Agricoltura e prevede nella laguna di Lesina, che è considerata acque interne, quindi è proprio la misura idonea che abbiamo attivato, riguarda la valutazione, la rivalutazione del pesce di scarto, cioè quel pesce che viene pescato e viene rigettato nelle acque lagunari senza alcun valore. Ecco, noi vogliamo studiare le dinamiche del pescato nella laguna di Lesina e dare nuova vita ai prodotti di scarto. Da ieri sera è partita su Rai 1 la serie TV Il nome della rosa. I costumi sono stati realizzati da un team di sarti della sartoria Farani di Roma, tra cui spicca la lucerina Alessandra Carella, diplomata nel 2012 nel corso moda dell'IP Alberico Marrone. La talentuosa lucerina lavora alla sartoria Farani di Roma da 3 anni, dopo aver già fatto parte del team della sartoria teatrale del Teatro San Carlo di Napoli. L'estate scorsa l'amministrazione comunale di Lucera le ha conferito un riconoscimento per la sua brillante carriera insieme ad altri lucerini di talento che si sono distinti in vari campi. Presso il Teatro Garibaldi di Lucera si è svolta una serata intitolata La scatola nera d'Italia, che ha visto come ospite illustre Mario Mori, generale dei Carabinieri, che ha presentato il suo ultimo lavoro editoriale. Dettagli nel servizio di Lenia Carlantuono. La splendida cornice del Teatro Garibaldi ha ospitato lo scorso 1 marzo una personalità di grande prestigio. Parliamo di Mario Mori, ufficiale nel controspionaggio del SID italiano durante i difficili anni 70, cresciuto nei nuclei speciali antiterrorismo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. È il fondatore del ROS dei Carabinieri, nonché promotore di innovative tecniche investigative. Generale dei Carabinieri, è stato direttore del SISDE e prefetto della Repubblica. La serata intitolata La scatola nera d'Italia è stata l'occasione per presentare l'ultimo libro di Mori, Oltre il terrorismo, soluzioni alla minaccia del secolo, che ripercorre la genesi del fenomeno terroristico analizzandola da vari punti di vista.
Il generale Mori è stato accompagnato dal colonnello Giuseppe De Donno, ex ufficiale ROS dell'Arma dei Carabinieri, nonché tra i più stretti collaboratori del giudice Giovanni Falcone. Un convegno sul calcio di oggi e sulle dinamiche che lo rendono un settore in cui business e affari economici prendono il sopravvento sui valori più autentici dello sport. L'iniziativa è stata promossa dalla SD Sport Lucera. Sentiamo. La società calcistica SD Sport Lucera ha promosso la realizzazione di un convegno dal titolo Ridare un'anima al calcio, che ha visto l'intervento del sociologo, saggista e giornalista Pippo Russo. Ad aprire la discussione sul tema il presidente Antonio Dell'Aquila, che ha rimarcato la volontà della società lucerina di promuovere attività che vadano al di là del rettangolo di gioco e che possano coinvolgere quante più persone, soprattutto i più giovani, per ridare al calcio la sua valenza sociale e il suo valore di veicolo di messaggi positivi e autentici. Concetto ribadito anche dall'amministratore dello sport Lucera, Enzo Audiello, che ha sottolineato l'importanza di tornare a rendere il calcio generatore di emozioni, di legami e di valori costruttivi. Il giornalista Pippo Russo, che attraverso le sue pubblicazioni racconta il lato oscuro del calcio professionistico e non solo, fatto di business e affari economici, di cifre spropositate, di plusvalenze, di società satellite, di investitori e di guerra dei diritti, ha affermato: il calcio è diventato un incubatore finanziario in cui il denaro viene iniettato non per incentivare il suo valore sociale, ma perché quel denaro debba essere moltiplicato e portato poi fuori dal mondo del calcio stesso. Dopo l'intervento del giornalista c'è stato un momento di dibattito su come invertire la tendenza relativa a queste dinamiche che costituiscono il calcio di oggi. Rispettare e far rispettare le regole e sperare che si torni a dare a questo sport quella l'anima originaria che lo rendeva molto di più di un affare economico o di un mero gioco. Pallavolo, la Volleyball Lucera è stata sconfitta 3-1 dalla NEF Osimo lo scorso weekend. Sentiamo i dettagli. Per la 18esima giornata del campionato di Serie B nazionale di pallavolo Girone E, la Volleyball Lucera si è recata a Osimo in provincia di Ancona per sfidare la NEF Osimo e ha perso l'incontro con il risultato di 3-1, parziali 25-21, 25-22, 17-25, 25-23. La squadra di Gianni Furno, dopo la vittoria casalinga del turno precedente contro la diretta concorrente per la salvezza Promovideo Strike Team, ha affrontato la difficile trasferta marchigiana contro una squadra che in classifica occupa una posizione tranquilla al settimo posto. Nonostante i primi due set sono stati conquistati per pochi punti dai padroni di casa, la Volleyball Lucera è riuscita ad avere la meglio nel terzo set. Purtroppo nell'ultimo set, nonostante la sfida fosse diventata avvincente e la formazione lucerina avesse dimostrato caparbietà, a spuntarla sono stati i pallavolisti marchigiani. La classifica si mette nuovamente male per la Volleyball Lucera, che torna in penultima posizione, rimanendo a 11 punti a causa della vittoria della Fenice Cerignola per 3-1 sulla Bontempi Casa Neto e Pancona, che è balzata a 14. La squadra di Furno è dunque in zona retrocessione, ultima posizione invece occupata dalla Promovideo Strike Team. Chiudiamo segnalandovi un evento: sabato 9 marzo alle 18 presso la libreria Ubic di Foggia si terrà l'incontro Uno come tanti, la classica e un violoncello quotidiani. A intervenire saranno la giornalista Alessandra Benvenuto, presidente dell'associazione culturale I Fiori Blu, e il violoncellista Francesco Mastro Matteo, direttore artistico di Musicalis Daunia. L'ingresso è libero. Con questo si chiude il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, arrivederci.